Ciao a tutti e bentornati. Il video che vi porto oggi parla del progetto MKUltra, lavaggio del cervello o tortura. Parleremo anche della droga più famosa e conosciuta, l'LSD, e Polybius, un gioco cabinato che si dice fosse parte integrante del progetto. Vedremo sia la prima edizione, ovvero il cabinato, e anche un estratto del gameplay uscito negli ultimi anni per PS4 in realtà virtuale. Bene, andiamo a vedere ora il progetto MKUltra nel dettaglio. Il progetto MKUltra era il nome in codice dato a un programma illegale e clandestino di esperimenti sugli esseri umani, studiato e messo in atto dalla CIA durante gli anni 50 e 60 del XX secolo, che aveva come scopo quello di identificare droghe e procedure che, integrando altre tecniche di tortura, facevano confessare le persone che vi venivano sottoposte. Denominato inizialmente Project Bluebird e successivamente Project Artichoke, fu infine chiamato MKUltra il 13 aprile 1953 dal direttore della CIA Allen Dulles, che si era di non avere abbastanza cavie umane per sperimentare queste straordinarie tecniche. MKUltra ha raggruppato sotto un unico programma i vari progetti di interrogazione e controllo mentale federali, usufruendo di un numero molto elevato di risorse, sia di denaro che di scienziati, su tutto il territorio statunitense e canadese. Durante gli anni 60 è stato ridotto per poi essere ufficialmente bloccato nel 1973 a causa dello scandalo con il direttore della CIA, Richard Helms, che ordinò la distruzione di tutti i documenti, ma senza pieno successo. Durante i primi 20 anni del progetto ebbe anche come scopo quello di contrastare in piena guerra fredda gli studi russi, cinesi e coreani sul cosiddetto controllo mentale, ovvero sulla manipolazione della psiche delle persone. Le scoperte avrebbero dovuto portare numerosi vantaggi, come ad esempio la creazione di assassini inconsapevoli o il controllo di leader stranieri scomodi. Il progetto sarebbe stato sovvenzionato da un totale di 25 milioni di dollari e furono coinvolte almeno 80 istituzioni, tra cui 44 college ed università, 12 ospedali, 3 prigioni e 185 ricercatori privati. Molte ricerche venivano pubblicate in giornali medici ufficiali ed il clima era essenzialmente permissivo ed approvava le sperimentazioni in ambito di controllo mentale. Come potevano essere estratte le informazioni da un individuo e come invece potevano essere cancellate? Quali sostanze potevano permettere a un prigioniero di resistere alla tortura? Era questo tipo di domande che MKUltra, sotto la guida del chimico Sidney Gottlieb del Technical Service Staff della CIA, avrebbe dovuto trovare una risposta. Oggi, infatti, MKUltra fa rima con candidato manciuriano, ovvero il mitico assassino programmato tramite il lavaggio del cervello per far fuori personaggi politicamente scomodi senza che i mandanti vengano coinvolti. Per il complottista che è in noi è diventato facile accettare che, per esempio, John Lennon sia stato assassinato proprio in questo modo. Altrimenti, per quale altro motivo Mark David Chapman aveva con sé il giovane Holden di J.D. Salinger? Quando venne arrestato, era sicuramente il grilletto psicologico scelto dalla CIA. Il termine brainwashing è stato coniato nel 1950 dal giornalista Edward Hunter, secondo il quale era una letterale traduzione del cinese is now, con la quale i maoisti indicavano le tecniche di riforma del pensiero. In realtà, il termine non aveva alcun significato politico in Cina e Hunter non era solo un giornalista, era un esperto di propaganda e proseguì l'anticomunismo su carta stampata. Hunter raccontava che in Corea e in Cina i prigionieri di guerra americani erano sottoposti a raffinate tecniche di controllo mentale, tali da cambiare il loro atteggiamento verso gli Stati Uniti d'America. Solo così potevano spiegare a quei soldati americani che avevano voltato le spalle al loro paese, anche se era vero che tali armi venivano studiate. Gli articoli e i libri di Hunter offrirono al pubblico una nuova paranoia. I comunisti andavano oltre la propaganda, possedevano droghe e tecniche scientifiche in grado di controllare ogni singolo individuo. In seguito si sarebbe scoperto che il trattamento dei prigionieri di guerra nel blocco sovietico non aveva assolutamente nulla di innovativo rispetto alle tante forme di tortura, sia fisica che psicologica, già conosciute. Nei rari casi in cui i soldati sembravano aver sposato gli ideali del nemico, era successo dopo anni di persuasione in una condizione di prigionia, non attraverso una miracolosa droga, e anche in questi casi sembra che gli effetti siano stati transitori. Anche se, grazie all'ex collega Hunter, ora si era affermata l'idea che potessero esistere armi così raffinate. Come poteva la CIA essere da meno? Per oltre un decennio, MKUltra condusse ogni tipo di esperimenti sul comportamento umano. In alcuni di queste, le cavie conoscevano quello a cui stavano andando incontro, in altre assolutamente no. A San Francisco,
con la CIA. Per anni si servì di prostitute per drogare segretamente i loro clienti. Come potevano essere usate droghe e sesso per gli scopi dell'intelligence? Gli agenti osservavano gli effetti dell'SD e altre sostanze attraverso uno specchio a due vie installato nelle case sicure teatro dell'operazione clandestina, diventata nota come Operazione Midnight Climax. I tecnici di MKUltra somministravano l'SD anche in aree avventori di bar, ristoranti e spiagge. Bastava offrire un drink o una sigaretta. Peccato che poi questi tecnici, non adeguatamente addestrati, finivano per perdere le tracce del loro soggetto sperimentale tra la folla. Ma per gli ampi obiettivi di MKUltra, la CIA non poteva fare affidamento solo sulle sue teste d'uovo, ma aveva bisogno di scienziati degni di questo nome. Così, attraverso fondazioni create ad hoc, come la Society for Investigation of Human Ecology, l'agenzia cominciò segretamente a finanziare università, ospedali e case farmaceutiche. Le ricerche di centinaia di scienziati ignari della provenienza dei finanziamenti erano in questo modo portate avanti e seguite dalla CIA, nella speranza che fosse possibile sfruttarle nello spionaggio. L'esistenza di MKUltra divenne di dominio pubblico nel 1975, grazie al lavoro della Commissione Church del Senato sulle operazioni illegali condotte da CIA, NCA e FBI negli Stati Uniti. Ma 2 anni prima, e dopo lo scandalo Watergate, il direttore della CIA, Richard Helms, aveva ordinato la distruzione dei documenti relativi. Tutto quello che sappiamo ora sul programma deriva dai documenti sopravvissuti ottenuti grazie al Freedom of Information Act. Nel 1972, il responsabile di MKUltra, Sidney Guttrieb, aveva riconosciuto che quegli esperimenti erano inutili, ma, mettendoci nei panni del complottista di turno, possiamo immaginare che tra le carte distrutte ci fossero le prove che la CIA è riuscita a ottenere il suo candidato manciuriano. Eppure, fermo restando che è certamente possibile convincere una persona a fare qualcosa, a oltre 30 anni di distanza del controllo mentale a base di chimica, invenzioni high-tech e interruttori psicologici, ma MKUltra ha lasciato una tangibile eredità. Come spiega il professore di antropologia David H. Price, molte ricerche finanziate da MKUltra su isolamento, deprivazione sensoriale, stress, droghe e persino grafologia divenne parte integrante del manuale di interrogatorio della CIA, e l'agenzia non ha mai abbandonato questo tipo di procedure, che oggi va di moda chiamarle interrogatorio avanzato, né ha smesso di cercare l'aiuto della scienza. Non solo sono stati 2 psicologi a progettare su incarico della CIA l'inumano e inefficace del programma di tortura post-11 settembre, ma alcuni membri dell'American Psychology Association hanno lavorato con l'agenzia e il Dipartimento della Difesa per cambiare il proprio codice etico in materia di sicurezza nazionale, in modo che le tecniche di interrogatorio avanzato non potessero essere definite tecnicamente per quello che erano, ovvero tortura. Ora abbiamo visto cos'è e come funziona il progetto MKUltra. Le teorie sono tante, ma negli ultimi anni molti film e serie TV hanno parlato del progetto in forma velata. Un film che mi ha sempre colpito è stato Arancia Meccanica del 1971 di Stanley Kubrick. Per chi non conosce il regista, è stato uno dei migliori al mondo, a mio parere, che ha fatto molti film, tipo Spartacus, Shining e molti altri, con dei grossi messaggi all'interno di ogni film. Infatti, vi consiglio di guardare Eyes Wide Shut. Infatti, si dice che il primo sbarco sulla Luna degli Stati Uniti sia un falso e che sia stato girato proprio dal regista nel deserto del Nevada. La prova schiacciante è che la bandiera si muoveva, e dato che sulla Luna non c'è atmosfera, non avrebbe dovuto muoversi. Tornando ad Arancia Meccanica, parla proprio di come tramite dei processi mentali sia possibile cambiare l'atteggiamento di un delinquente, sottoponendolo a torture psicologiche quotidiane, usando immagini e droghe, da poterlo riabilitare e farlo tornare in società come un perfetto cittadino ricivilizzato. Un'altra serie che parla del progetto è Stranger Things. Su questo posso dirvi quasi nulla perché non l'ho mai visto, ma l'ho scoperto facendo le mie ricerche per il video. Potrebbe essere un buono spunto per vederlo tutti e poi trovarci per vedere cosa ne pensiamo. Ora voglio parlarvi nel dettaglio di 2 aspetti sicuri del progetto MKUltra. Il primo è l'LSD, la droga che ha permesso i primi esperimenti. Una dose di appena 25 microgrammi può causare minime alterazioni della percezione e dell'umore per più di 10 ore. Tipicamente non causa semplicemente allucinazioni, ma anche amplificazione emotiva, esperienze mistiche e spirituali, cambiamenti nella percezione di sé e della realtà. Negli ultimi anni è stata considerata sufficientemente sicura per riaprire le ricerche scientifiche e le sperimentazioni in ambito psichiatrico e psicoterapeutico, nel trattamento di ansia, depressione, pendenze e nell'alleviare le
alle condizioni dei malati terminali, anche se a tutt'oggi non ha ancora alcun uso medico approvato. È attualmente una sostanza illegale e controllata alla pari di altre sostanze stupefacenti. L'LSD è stato sintetizzato per la prima volta il 16 novembre 1938 nei laboratori Sandoz di Basilea dal chimico svizzero Albert Hofmann. Hofmann, che stava effettuando delle ricerche sugli alcaloidi presenti nella scilla marina e nella segale cornuta, nel tentativo di ricavarne sostanze utilizzabili come farmaci, e tra i vari derivanti che aveva sintetizzato c'era il dietilamide 25 dell'acido lisergico, da lui così chiamata perché proveniente dal campione numero 25. Le proprietà psichedeliche dell'LSD non vennero però riconosciute fino al 1943, quando Hofmann cadde involontariamente qualche goccia della sostanza sulla mano, che, traspirando, gli provocò forti giramenti di testa e allucinazioni. Questa esperienza lo condusse a ipotizzare un potenziale psicotropo e perciò 3 giorni dopo decise ad assumere volontariamente una dose di 250 mg di LSD, in modo da testarne più chiaramente gli effetti. Per errore riteneva questa dose era la minima efficace, mentre in realtà si trattava di un forte dosaggio. Quel giorno fu chiamato giorno della bicicletta, perché dopo aver assunto la sostanza si diresse verso casa proprio in bicicletta, cominciando a sperimentare una crescente alterazione di coscienza. Infatti descrisse che mentre si dirigeva a casa vedeva la notte scorrere alle sue spalle e il giorno correre davanti a sé. Poi raggiunse il divano di casa, dopo che i momenti di terrore divennero visioni meravigliose, piacevoli e persistenti, con giochi di forme e colori calendoscopici, immagini fantastiche che comparivano davanti agli occhi chiusi, alterandosi, variandosi, trasformandosi in cerchi e spirali, esplodendo in fontane colorate. L'LSD è prodotto sotto forma di cristalli e mischiato con eccipienti o diluito. Spesso è venduto in piccole tavolette, su cubetti di zucchero, in cubetti di gelatina o più comunemente in pezzi di carboncino, di solito coperti da disegni colorati e spesso perforati in quadrati per indicare le singole dosi, sui quali è stato versato un quantitativo minimo della sostanza in forma liquida. Si stima che più di 200 tipi di tavolette di LSD di diverso tipo siano state commercializzate dagli anni 60 in poi. È noto in gergo come acido, trip o cartone. Un altro mezzo che è stato usato per il progetto MKUltra è Polybius. Da appassionato di videogame non potevo non parlarne. Polybius è un videogioco arcade sviluppato da una presunta casa chiamata Sinnenschlucken e protagonista di una leggenda metropolitana, secondo la quale i giocatori sarebbero colti da disturbi psichici di vario tipo, quali amnesia, incubi notturni e perdita di interesse in altri videogiochi. Circa un mese dopo la sua presunta distribuzione, avvenuta nel 1981, tutte le cabine sarebbero scomparse senza lasciare alcuna traccia. Ad oggi non esiste alcuna prova che il gioco sia realmente esistito. Polybius prende il nome dall'antico storico greco Polibio, noto per le sue affermazioni sul fatto che gli storici non dovrebbero mai narrare avvenimenti che non possono essere verificati con fonti e testimonianze, e per l'invenzione di un sistema crittografico denominato scacchiera di Polibio. La prima fonte documentata riguardante il gioco è rappresentata da un contributo anonimo inserito sul sito coinop.org il 3 agosto 1980, in cui vengono menzionati il nome Polybius e il fatto che sia stato distribuito a Portland, nell'Oregon, e che nella schermata iniziale recasse la scritta 1991 Sinnenschlucken. La leggenda narra di un nuovo gioco installato in varie sale nella periferia della città, descritto come estremamente popolare, fino al punto di provocare dipendenze e di formare lunghe code per poterlo provare, causando talvolta delle risse. Si racconta inoltre che le macchine venissero occasionalmente visitate da uomini in nero, intenti a raccoglierne i dati e testarne gli effetti stupefacenti. Dopo alcune partite, infatti, i giocatori manifestavano episodi di amnesia, insonnia, stress e incubi notturni. Inoltre, in alcuni casi, i giocatori smettevano di provare divertimento per qualsiasi altro videogame. La compagnia nominata nei presunti crediti del gioco era la Sinnenschlucken, parola tedesca composta che significa cancella mente. Alcuni cronisti ritengono che la leggenda metropolitana sia scaturita dalla vicenda che narra di una prima versione del gioco, ovvero Tempest, responsabile di epilessia fotosensibile, kinetosi e vertigini. Nel 2017 esce una nuova versione di Polybius, sviluppato e pubblicato dalla Laman Soft, ed è stato rilasciato a maggio 2017 per PlayStation 4 con supporto per PlayStation VR. Disponibile anche una versione per Microsoft Windows, che è stata rilasciata nel dicembre 2018. Il gioco in sé è molto simile alla prima versione, cambia solo che al posto di essere in 2D è passato al 3D, e anche le musiche sono molto simili alla prima versione.
prima versione. Abbia lo stesso effetto anche quest'ultima versione? Ho provato a cercare qualche notizia, ma ho trovato solo delle recensioni positive che ne parlano molto bene. Questo video è solo un'infarinatura sul progetto MKUltra, dove mi sono concentrato più sui mezzi di esecuzione, ma ci sono altri argomenti che si potrebbero approfondire, come gli esperimenti sui bambini, con le varie testimonianze dei sopravvissuti e le star che propagandano il progetto. Se volete approfondire l'argomento o avete qualche domanda in particolare, scrivetelo nei commenti. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, condividilo con gli amici e se vuoi rimanere aggiornato su tutti i video che escono sul canale, iscriviti e accendi la campanella. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!